cittadini e concittadini, amici e compagni. Saluto anch'io le organizzazioni combattentistiche, partigiane d'arma, le autorità civili e militari presenti. Ringrazio gli insegnanti e gli studenti. Ringrazio il professor Pallottino e gli insegnanti dell'Istituto d'Arte che ci hanno consentito di realizzare quest'anno il percorso della memoria. Ringrazio il signor Perfetto che, seguendo l'eredità di Michele Loriso, si prende cura di questo luogo sacro alla nostra comunità. Le vicende che sono state fin qui rievocate, la morte, l'eccidio dei nostri 16 concittadini il 24 settembre, i due morti del 16 al magazzino Viveri della Settima Armata, sono uno degli episodi, è stato detto, di quella drammatica scia di sangue che da Rio Nero a Matera, da Marzabotto a Sant'Anna di Stazzema, i tedeschi lasciarono dietro di sé dopo l'8 settembre, ritirandosi. Sono il suggello drammatico di una vicenda storica che ha incubato dentro il Novecento l'orrore più profondo, più impensabile. Dentro la pancia del nostro continente è stata pensata la forma più raffinata e crudele di applicazione della scienza al massacro sistematico di un popolo. Dentro l'Europa civile fu concepita la maniera più feroce per insanguinare un intero continente e per inventare e praticare lo sterminio sistematico di un popolo, di minoranze etniche, di oppositori, di portatori di handicap. Questa è la parte che occupa la vicenda del 24 settembre, quella che riguarda la nostra piccola comunità nel contesto più ampio della storia drammatica del continente che abitiamo. L'anno scorso, probabilmente presi dalla necessità e dal desiderio di celebrare il 150° dell'Unità, il 200° della nostra elevazione a comune autonomo, ci siamo probabilmente un tantino distratti. Non ci siamo cioè sufficientemente concentrati su quello che oggi accade nel nostro continente, sulle nubi fosche che su di esso si addensa, per effetto fortunatamente non di una minaccia di guerra incombente, ma per effetto di una crisi drammatica, di una disoccupazione di massa che riguarda oramai milioni di persone, per effetto della disperazione a cui un'intera generazione, probabilmente priva di futuro, è condannata. Parla di noi questa vicenda storica? Io credo di sì, perché anche negli anni 30, in questo continente, la povertà di massa, l'impoverimento radicale e subitaneo del ceto medio, la recessione, la crisi, incubarono i più grandi
e drammatici rischi che poi travolsero la democrazia al centro dell'Europa e produssero la Seconda Guerra Mondiale. Io credo che noi dobbiamo cogliere questa occasione, quella odierna, per riflettere un attimo su quello che di attuale può dirci il 24 settembre del 43. Ci viene raccontato che la crisi che stiamo attraversando è una specie di calamità naturale. Ci viene presentata come se fosse un evento prodotto dal fato. Non è così, concittadine e concittadini. Non è così perché essa ha delle precise matrici, esistono dei responsabili individuabili, esiste un insieme di scelte economiche e finanziarie, politiche e sociali, che rischiano di gettare questo continente nella disperazione, che rischiano di riprodurre una situazione in cui diventano incombenti ed aspri i pericoli per la democrazia e per la libertà. La Costituzione repubblicana, nella parte dei principi, sancisce il diritto al lavoro, all'istruzione e alla salute come diritti inalienabili. Noi restiamo perplessi quando si costituzionalizza il pareggio di bilancio, subordinando questi diritti in qualche modo alle necessità degli equilibri finanziari del Paese e del continente. La democrazia è a rischio quando, a fronte di una disperazione crescente, non si oppongono cammini, scelte, traiettorie, prospettive diverse offerte alla scelta e al confronto democratico, ma si delinea un tracciato obbligato che sarebbe dettato da patti, uno dei quali si chiama Fiscal Compact, dai quali nessuno può deflettere, che obbligano per 20 anni il Paese a subire salassi da 40 ed oltre miliardi di euro che impediscono che si possa anche solo lontanamente immaginare la crescita e quindi lo sviluppo e quindi il lavoro e la vita futura delle giovani generazioni. Ecco perché io credo questo 24 settembre parla di noi, dell'oggi, e ancora una volta ci suggerisce che i valori di democrazia e di libertà, la Costituzione repubblicana ed antifascista che ha riscattato il sacrificio dei nostri concittadini, devono essere posti al primo posto. Ecco perché noi dobbiamo immaginare di essere non più soltanto, come dire, coloro che passano alle nuove generazioni un testimone. In fondo la scelta di costruire quest'anno il percorso della memoria consiste per molti versi in questo. Noi dobbiamo tentare di essere testimoni di questa storia, di inverare nell'oggi i valori a cui si ispirarono i martiri del 43, i combattenti del 45. Noi possiamo farlo perché siamo una comunità che ha subito l'onta della violenza gratuita e della barbarie ed abbiamo quindi introiettato gli anticorpi che
che servono a combattere. Noi siamo una comunità che, diceva Giustino Fortunato, proveniente da genti differenti e di vari costumi, è riuscita attraverso un percorso tortuoso a diventare, da un misero casale di profughi e piroti, attraverso rivolte e vicende drammatiche e tortuose, nel 99, 1700, e poi la pagina del brigantaggio postunitario, e poi la pagina gloriosa delle lotte bracciantili e contadine del secondo dopoguerra, siamo riusciti a diventare, da un misero casale, una florida ed orgogliosa comunità. Noi abbiamo in questa stele che ci sta alle spalle il monumento più importante, il baluardo della religione civile su cui questa comunità si è costruita e si regge. Noi possiamo dunque trasferire alle giovani generazioni questo messaggio, non semplicemente passare la memoria, ma indicare che la memoria non è un registratore, seleziona il passato, trasferisce i desideri del presente nel passato. Una comunità, quella di Rio Nero dunque, che può essere guidata attraverso anche questa fase drammatica a superarla, immaginando, pensando, desiderando un passato di prosperità e di progresso per sé e per le generazioni a venire. Onore dunque ai caduti del 43, onore alla Repubblica Democratica e Antifascista che ne ha riscattato il sacrificio. Onore a Rio Nero e ai suoi cittadini che, memori ed orgogliosi di questo passato, vogliono riprendere, superando la crisi attuale, un cammino di pace e di progresso, di democrazia e di giustizia sociale. A cui diamo il benvenuto e con un grande e caloroso applauso.